Grazie, ringraziamo l'organizzazione dell'evento per averci dato questo spazio questa sera, così mentre cambiano il palco vi diciamo anche due cose, commentiamo delle cose importanti. Siamo un gruppo, un comitato, si chiama 10 Luglio Antirazzista, è stato formato da diversi soggetti, individualità, collettivi già presenti nella città di Torino per costruire la scorsa settimana un concerto che abbiamo fatto sotto il centro di identificazione ed espulsione di Corso Brunelleschi. Certo non grosso come questo, ma un concerto per stare vicino a quegli uomini e quelle donne imprigionati ingiustamente nella nostra città, così come in molte altre città. Grazie per l'accoglienza che ci date. Diciamo solo due cose, magari molti di voi già sanno di cosa si tratta. I centri di identificazione ed espulsione sono la vergogna del nostro paese e di tanti altri paesi europei. Sono dei centri dove il diritto è sospeso, sono dei centri, dei campi di internamento amministrativo dove il diritto non esiste più. Ci si finisce per poco, gli immigrati ci finiscono per niente. Veramente è brutto, bruttissima cosa, non va bene. E noi vogliamo libertà! Marianna, grazie a voi di questa accoglienza. Vogliamo solo ricordarvi che anche in questa settimana in uno di questi posti qui a Torino c'è stata una rivolta. I detenuti, ingiustamente detenuti dentro questo campo, hanno bruciato un'intera sezione e molti di loro, uno ustionato, altri pestati da chi fa il guardiano di questi campi, non sono stati neanche curati per diverse ore. C'è stata la necessità di occupare la Croce Rossa perché fossero portati le prime cure. Allora in questi momenti sappiamo che in un altro CIE in Italia, in Friuli, a Gradisca di Sonzo, è in corso anche lì una rivolta e crediamo che queste siano cose da raccontare, da denunciare e da sostenere pubblicamente, proprio per tutte quelle cose che diceva prima Marianna, perché siamo qua tutti e tutte per un discorso di dignità, di libertà che non riguarda solo gli italiani, riguarda anche gli stranieri, anche gli immigrati che per leggi infami si trovano da un momento all'altro ricattati e buttati a questo rischio di recenti campi di internamento. Per questo vi chiediamo, vi abbiamo rubato questi minuti, vi ringraziamo ancora per l'accoglienza che ci avete dato, vi chiediamo di non abbassare la guardia, di fare attenzione a queste cose, di restare informati e dove potete appoggiare le battaglie e le iniziative che vengono fatte a sostegno e contro questi campi, a sostegno di questi immigrati in lotta. Ci sono spesso dei presidi, delle iniziative, ce ne sarà anche uno domani lì a Corso Brunelleschi. Vi ricordiamo anche il sito che abbiamo organizzato e le iniziative che porteremo avanti come Comitato 10 Luglio Antirazzista no-cie.noblogs.org e vi invitiamo a sentire anche Radio Blackout, che è l'unica radio che in questa città continua a dare iniziativa e commento a questo tipo di iniziative per non farle passare sotto silenzio. Grazie a tutte, grazie a tutti e buon concerto. Better recognize it. I'm coming through with speed, with pounds of weed on sheet.